John Borno a tutti, John Borno ragazzi, John Borno, buongiorno, sono le 6:30 pubblico, ogni giorno alle 6:30, spero che nessuno inizi a copiarmi, voglio rimanere l'unico che pubblica ogni giorno alle 6:30 del mattino, mi svegliate alle 6:30, caffè, ed eccoci qua per fare il day after, perché ci sono situazioni dopo Juve-Inter che vanno trattate per forza, perché la partita di ieri ci ha dato delle risposte grosse così, faremo anche le pa gelle, però al momento ci limitiamo un attimo a curare quello che sono state situazioni arbitrali che sono state proprio al centro delle polemiche e soprattutto a curare quelle che sono state le situazioni maggiormente legate magari invece a quello che poi sarà il futuro delle due squadre, perché la vittoria dell'Inter dà una risposta a quello che sarà il futuro del nostro campionato. Partiamo da un presupposto che ieri nel video che vi lascio nelle schede, il video a caldo, ho analizzato nel dettaglio, ovvero che ieri la Juventus ha dominato, ha giocato benissimo, ha meritato la vittoria, però come dico, non sempre chi vince merita la vittoria e chi merita la vittoria vince. Tu devi anche riuscire a trasformare la buona prestazione in 3 punti, se non ci riesci c'è un problema. Ora, al di là poi di arbitraggi, cazzi e mazzi, c'è un problema secondario e secondo me è un problema che è un problema fino a un certo punto, nel senso la Juventus ha preso Vlahovic a gennaio, quindi non che ieri abbia brillato, però il problema del fare gol non c'è più. Ieri ragazzi la partita è andata così, doveva andare così, c'è poco da fare, però credo che poi lo scopriremo stasera perché parleremo ovviamente del Milan e capiremo cosa farà vedendo il Milan con il Bologna, però c'è il rischio veramente che il Milan stasera scappi e che la Juventus, dopo aver sperato un minimo, almeno per 2 settimane, di poter riprendere la testa del campionato, l'ha detto ieri sera Allegri in conferenza stampa ed è una risposta secondo me lecita e comprensibile che comunque doverosa, la Juventus è uscita dai giochi. Ora l'obiettivo è arrivare in Champions, cosa che non vi auguro perché adesso quinto ci sono io, sebbene sia meno 5. Però credo che ci arriveranno perché meritano la Champions e meritano anche qualcosa di più. Anzi, se dovessero giocare così fino a fine anno, probabilmente qualcosa di più lo prenderanno. Cioè io, sì, l'Inter ha vinto, è vero, allungato, una vittoria vale 6 punti perché ne fai 3 te e lei ne levi, non che fa vada a meno, però non permette alla Juve di fare i 3 punti della settimana. Quindi prendi 3 punti di distacco sui bianconeri. Però credo che se dovessero continuare a giocare così entrambe le squadre, alla fine la Juventus in qualche modo gli arriva sopra all'Inter. C'è cioè un Inter che bene o male si deve svegliare perché è in caduta libera. Lo fa comunque vincendo la partita, lo fa perché la partita l'ha vinta e quindi io alzo le mani. Detto questo, ci sono due situazioni che voglio analizzare. Una legata al calcio di rigore. Facciamo chiarezza, il rigore per me c'è. Ripeto, come ho detto ieri a più riprese, è un rigore che io non do nel mio immaginario di calcio. Se io fossi Gravina e prendessi le mie scelte, io quei rigori li levo, perché non è che ogni pestone è un rigore, cioè cosa avrebbe portato quell'azione lì, visto che Dumfries stava lì a farsi i cazzacci suoi. Poi il regolamento dice quello, quindi il rigore è giusto che si dia, però comunque diciamo che è un rigore che io non avrei dato. Detto questo, però, l'immagine che ha fatto un pochino parlare ieri è stata questa qua. È stata l'immagine, mi metto di qua io oppure mi giro lo schermo, ecco, faccio così che è meglio. È stata l'immagine relativa al tocco, perché l'arbitro, così come Marelli successivamente, ha detto chiaramente che il gol non andava annullato perché non c'era fallo di Calhanoglu, in quanto Calhanoglu toccava per primo il pallone. Nell'immagine che vi metto qua sopra, a Calhanoglu non lo tocca per primo. Il primo a toccare il pallone è Danilo, nonostante anche De Ligt vada sul pallone, il primo a toccare il pallone è Danilo. E quindi lì è fallo in attacco su Danilo. Quindi tutto ciò che abbiamo detto ieri, relativo appunto al fatto che lì il primo a prenderla è Calhanoglu e quindi quello non è fallo e quindi il gol non andava annullato, eccetera, è una cazzata perché comunque, come potete vedere, come ho detto, da qui il primo a toccare il pallone è Danilo, quindi quello è fallo in attacco di Akan Calhanoglu, che prende Danilo e non prende il pallone. Comunque, se dopo riesce anche a prendere il pallone, prende comunque prima Danilo. Però, se posso permettermi di placare i vostri nervosi, questo non toglie che però il rigore andava comunque ribattuto, perché come vedete da questa immagine qui, De Ligt si precipita sul pallone, poi lasciando perdere che prima a toccare il pallone è Danilo, De Ligt è influente nell'azione, è assolutamente protagonista dell'azione in cui la Juventus riesce a sbrogliare in un primo momento per poi prendere gol con Rabiot che se la butta dentro da solo. Ora, qual è il concetto che voglio esprimere? Che effettivamente,
situazione alla mano, De Ligt è il primo ad entrare in area ed entra in area sul rigore prima che a Calhanoglu tocchi il pallone. Quindi il rigore andava ripetuto. Gol o non gol, situazione o non situazione, il rigore andava ripetuto. Quindi sì, probabilmente c'è un errore riguardando anche questo fermo immagine, anche perché lo vediamo nettamente, c'è Calhanoglu ancora dietro e Danilo già tocca il pallone, perché poi io spesso non mi fido dei fermi immagine, perché i fermi immagine possono essere completamente sbagliati. Però qua lo vediamo nettamente. Detto questo, però, la situazione, anche se poi l'interpretazione era sbagliata alla base, la situazione comunque va a giustificare che la scelta finale è stata corretta. E quindi questo è un rigore che va ripetuto e che appunto Calhanoglu segna. La seconda situazione è quella di Zaccaria. E qua nutro qualche dubbio in più. Di che cosa sto parlando? Semplicemente. Zaccaria viene affossato da Bastoni, se non vado errato si dovrebbe trattare di Bastoni. L'arbitro dice che è fuori area, va, cioè, ascolta il VAR con il check, con il silent check, credo, gli dice che è fuori dall'area e quindi lui decide di non dare calcio di rigore. Ora io non vorrei dire, ma a me questo non mi sembra fuori dall'area. Ora io ve lo ingrandisco anche, eccolo qua, mi metto più di più qua io perché sennò mi si copre la faccia. A me mi sembra che il piede di Zaccaria sia tecnicamente sulla linea. Ora, è vero che il piede di Zaccaria, qui ragazzi è un casino anche interpretarla, però è vero che il piede di Zaccaria è quello con lo scarpino blu. Mentre il piede di Bastoni è quello con lo scarpino rosso. Il pestone arriva e il piede di Zaccaria è completamente sulla linea. Essendo sulla linea, questo è calcio di rigore, perché la linea fa parte della porta. Io ricordo un rigore che ci fu fischiato contro la Juventus, dove un giocatore della Juventus, forse Vidal, aveva il piede sulla linea e tutti certificarono poi il fatto che quello era rigore. Il piede sulla linea è calcio di rigore. E quindi questo è calcio di rigore. Non è stato dato, poteva cambiare la partita, sì, poteva cambiare il futuro del campionato, ma in qualche modo, secondo me, anche, però non è stato dato, non è stato concesso e questo, secondo me, invece è un grave, gravissimo errore arbitrale. Detto questo, però, facciamo le pa gelle, partendo dalla Juventus. Wojciech Szczęsny, 6 più. Allora, l'Inter non crea pericoli, zero, l'unico tiro che fa, gli unici due tiri che fa sono i due calci di rigore, anzi i tre tiri sono il rigore parato, il tiro sulla ribattuta che però viene annullato e il calcio di rigore effettivo, quindi alla fine, essendo che il primo rigore è stato annullato e che il gol è stato annullato e che il secondo ha fatto un tiro, e Szczęsny pare il rigore, ce la mette tutta, capisce anche il secondo, ma non riesce a prenderlo, quindi sufficiente secondo me è. Ma in realtà tutta la Juventus è più o meno sufficiente perché la Juventus ha fatto una gran partita e meritava minimo il pareggio, ma forse anche la vita, ma anche la vittoria, senza forse. Dietro giocano con De Ligt, al quale secondo me il 6 si può dare, fa una buona prestazione, ma così come io 6 più lo darei anche a Chiellini. Cioè, Chiellini ha fatto una partita da grande esperto, da grande giocatore di maturità, che ovviamente ha 40 anni, ci mancherebbe altro, ma magari qualche mancanza fisica che poteva avere non la fa vedere, e quindi bravo. E De Ligt invece lo accompagna e insieme fanno un comparto difensivo perfetto. Danilo fa un'ottima gara, 6 anche a lui, decide magari di rinunciare ad attaccare, lasciando quindi magari lo scettro. Giocatore che aveva davanti, che era quadrato, non era scontato, non era semplice. Ha rinunciato da brasiliano che vorrebbe ovviamente andare ad attaccare e ha fatto una fase difensiva buona. Ad Alexandro do 6 anche a lui. Tutto sommato la sua partita la fa 6 perché non va mai a sbavare. L'unica cosa, se posso permettermi, è che io lo ripeto ormai da mesi, da anni, quell'Alexandro che conoscevamo, ragazzi, non esiste più, nel senso anche questo che abbiamo visto ieri. Fa una buona partita, meticolosa in fase difensiva, ma niente di eccezionale, non lo vediamo mai in attacco, non è mai propositivo e vabbè. De Sciglio 6, gioca un quarto d'ora, fa il compitino. A centrocampo gioca Rabiot, al quale do un 6 e mezzo, vi dirò 6 e mezzo, è vero che se la butta dentro da solo,
che pare che lui se la butta dentro da solo, però secondo me è stato uno dei migliori della Juventus e mi è sembrato un po' quello che vedevamo al Paris Saint-Germain. No, qualitativamente non è, diciamo, stato devastante, però è stato importante a livello quantitativo e se non ci arrivi con la qualità, e se hai capito che comunque in Italia la qualità tu non riesci più a metterla in campo, arrivarci con la quantità secondo me è comunque un buon obiettivo e averlo capito è una cosa da applausi. Tra l'altro ha recuperato una migliaia di palloni, quindi bravo Rabiot. Locatelli gli do una sufficienza, 6. 6 e non più di 6, ma perché probabilmente avendo preso quel cartellino giallo subito, immediatamente, un pochino, io lo dico sempre, il cartellino giallo ti limita tanto, quindi ci sta che magari tu abbia avuto dei problemi in relazione a quel giallo. Però poi la partita non è buona, poi si fa male tutto quanto, spero che non sia nulla di grave, in questo momento non ho visto il bollettino medico, non lo so, però spero che non sia nulla di grave. Entra Zaccaria al suo posto 7 e mezzo, Zaccaria ragazzi fa una partita pazzesca, si guadagna un rigore che non gli viene dato, prende un palo dopo che ha mandato in malora la difesa dell'Inter. Zaccaria fa una partita straordinaria, gioca 16 minuti, quanto gioca? 35, 45, 5, un po' meno, anche 15, 14 minuti, eppure fa tutto lui e si meritava il gol o quantomeno che gli fischiassero il rigore per poi il pareggio della Juventus e quindi lì avrebbe, si è preso comunque 7 e mezzo, ma sarebbe stato più certificato e più giusto. Quadrado gli do 6 e mezzo, potete arrivare anche 7 in realtà, però io da 6 e mezzo, fa una buonissima partita e non va a referto proprio perché gli attaccanti non segnavano, non è stata una buonissima partita delle punte, magari di Dybala sì, ma delle altre no, e la palla non la buttavano dentro manco con le mani, quindi comunque lui gli assist li fa, ma rimane il niente. Dybala 6 e mezzo, ha giocato tutta la partita, ma aspettavo che segnasse perché l'ultimo derby d'Italia ho detto, vuoi vedere che segna, perché, e invece no. È partito alla grande, poi pian piano è sempre più calato, ma aspettavo tanto, alla fine niente di eccezionale, però 6 glielo do, 6, 6 e mezzo, ho detto gli do 6. A Morata gli do 4 e mezzo, no, 5, ma 4 e mezzo, gli do 4 e mezzo, non è cattiveria, però come posso dire, allora ha fatto una partita in cui ha fatto l'Edin Dzeko, però non ha buttato dentro una manco con le mani. Poi fa il fallo su Dumfries, è lui che fa il fallo su Dumfries e per quanto possiamo stare a parlare, quando tu fai un pestone, il pestone è sempre rigore. Ken 5, Morata 4,5, Ken 5 perché non fa nulla, entra, gioca un quarto d'ora, 18 minuti, è stato impalpabile. E Vlahovic invece gli do 5,5 perché mi aspettavo che potesse sbrogliarla lui e invece alla fine lui davanti è abbastanza inutile, questo va detto. Inter, se no non finiamo più. Andanovic, che gli posso dare? Gli do 6 meno meno. Allora, diciamo che la sua partita è un insieme. È l'insieme tra una media, diciamo, tra la cappella che fa dopo 8 minuti e che quindi, insomma, rischia di mandare a puttane tutto il progetto dell'Inter, colui che alza sto campanile, poi la palla cade, prende la traversa, eccetera. E poi però il miracolo che fa nell'occasione del palo di Zaccaria, che lui la devia e senza la deviazione sarebbe stato gol, quindi diciamo che 6 meno meno glielo do, però se Andanovic non fa una cappella a partita non è contento. Difesa dell'Inter, Skriniar 6 e mezzo, annulla Vlahovic e questo gli basta. Bastoni 6 meno, diciamo che è stato graziato, allora la partita tutto tecnicamente è sufficiente, viene graziato tanto dal fatto che non sia stato dato rigore su Zaccaria che per me c'era. D'Ambrosio 6, D'Ambrosio 6 riesce ad azzerare Morata, lo tiene a bada, poi D'Ambrosio non è un titolare, pure quando gioca fa sempre bene, quindi gli va dato di merito. Oggi quasi tutti sufficienti in realtà, cioè tra una squadra e l'altra hanno fatto tutti una partita discretamente buona. Brozovic 7, è tornato Brozovic, è tornata all'Inter, non a livello di gioco perché l'Inter non meritava di vincere, però ha vinto e quindi e poi Brozovic ha fatto una partita secondo me perfetta, tanti palloni giocati, tanti palloni riconquistati, tanti li passa a destra e sinistra creando comunque una ragnatela e quindi bravo. Çalhanoğlu 6 e mezzo, dopo aver sbagliato il primo rigore non era semplice buttare dentro il secondo, la diciamo pesantezza era tanta, la paura era tanta, ma ce la fa. E Barella 6, Barella 6 perché la sua partita sarà sufficiente, mi dispiace perché nella seconda parte di stagione Barella sembra essere diventato un giocatore normale,
lo conosciamo, non è un giocatore normale, tornerà ai suoi livelli, però adesso è tanto e un po' mi dispiace perché so quello che può dare. Sulle due fasce, Dumfries, al quale do un 7 perché comunque ha guadagnato il calcio di rigore che ha fatto vincere la partita all'Inter e poi ha fatto una buonissima partita. Darmian 6, entra, serviva per tallonare, per tamponare, per cercare di portare a casa il risultato con il minimo sforzo e ci è riuscito. Dall'altra parte a Pesic gli do 6. È vero che Pesic ha imparato a fare la doppia fase, però spesso, quasi sempre, noi ci aspettiamo un Pesic che vada all'attacco. Invece stavolta si è dovuto abbassare perché Cuadrado gli ha fatto comunque una capoccia così delle scorribande e lui comunque è riuscito a contenerlo. Quindi ci può stare. L'attacco dell'Inter è stato praticamente nullo. A Lautaro do 4,5, mi dispiace, ma avevamo parlato di oddio, è tornato Lautaro, ha fatto una partita come la Salernitana, niente, è tornato quello di sempre, ha fatto una partita assolutamente sottotono e la palla non la butta dentro manco per sbaglio. E Correa invece gli do 6 meno meno. Diciamo che ha giocato quella mezz'ora, l'ho visto che ce l'ha messa tutta, però è troppo poco ancora. E Edin Dzeko gli do un 5,5 perché la palla non l'ha buttata dentro. È stato anche meno bravo nella costruzione offensiva perché lui, lo sapete, ovviamente è un regista d'attacco e sicuramente poteva fare qualcosina di più. Per quanto riguarda gli allenatori, voglio dare 6,5 ad entrambi. 6,5 ad Allegri perché è vero che non la vincono, però insomma fa una partita di Cristo. La Juve gioca benissimo, merita la vittoria e perde per un rigore e tutte quelle situazioni là. Comunque ha fatto un'ottima partita la Juventus. Dall'altra parte do 6,5 anche a Inzaghi perché l'Inter fa una partita pessima, inguardabile. Però questa partita era una delle più importanti dell'anno e l'Inter l'ha vinta, quindi alla fine è inutile che parliamo di come l'Inter ha giocato e di quello che l'Inter ha fatto e che meritava. Chi ha vinto? L'Inter, quindi a Inzaghi il 6,5 glielo do, se lo merita, e questa partita è stata una risposta importante, la settore è stata una risposta importante anche per quello che sarà il futuro e il finale di stagione. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi lascio tantissimi mi piace, voce alla Lene come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga, buona giornata.